Ciao ragazzi, bentornati su uno Zoom Eleven con Galaxy. In quella turno un po' diversa. Ciao ragazzi, è un esperimento, una prova, poi non è detto sia definitivo, ma dava quel look un po' più professionale e diverso al tutto. Quindi ora guardo qui lo schermo, qui guardo voi, vi saluto e vi invito a mettere un mi piace, a iscrivervi e a commentare. E eravamo rimasti qui con la partita nel pianeta di Magmavia. Questa è la formazione, ricordo che non abbiamo ancora Riccardo e il nostro amico Terry, quindi ci sarà JP in porta. Ho messo Axel, Jude e Goldie come rinforzi. E non c'è neanche Victor. E quindi siamo obbligati un po' a giocare con dei rinforzi che in realtà, appunto, sono anche più forti degli altri. Però ecco, di solito non volevo. Metti. Ah, come in panchina. Ma come in panchina? Io ho tutto mi ero impegnato. Ok, panchina, va bene, allora togliamo Mark e Riccardo. Cioè, Mark lo mettiamo. Togliamo per Terry. E Riccardo lo mettiamo al posto di. Lo facciamo al posto di. Io dell'avrei Cerise, però tolgo Sean. Ok, benissimo. JP in porta l'abbiamo già messo. E anche Frank in campo. Ok, Franco Foreman era già in campo lì come mezzala. Ok, mettiamo un po' la formazione. È sempre un 4-3-3. Un po' più offensivo. Vi ho saltato un piccolissimo dialogo iniziale, che erano rimasti un dialogo con il commentatore così si inquadravano la squadra celeste, come si chiama? Nulla di che, nulla di che. Perché poi sono andato a farmi le tre amichevoli che avete visto, state vedendo in questi giorni. E quindi le ultime di Maddie, insomma. Quindi io parlo dal futuro rispetto a quei video. Ok, questa è la formazione, non male per essere insomma con dei rimpiazzi. Qua sono tutti questi uccelli. Ok, un 2-2-2-4, veramente particolare come modulo. Stadio, nave stellare, pianeta Magmavia, perfetto. Giunto il terzo turno. Benissimo. Voglio giocare, voglio un sacco giocare. È vero che ho fatto anche l'amichevoli. Sto registrando comunque un giorno seguente rispetto all'amichevoli, quindi. Ok, qua sicuramente avrei dovuto leggere cosa c'era scritto. Ah, comunque sì, c'erano anche dei boccalini che facevano vedere per aumentare la temperatura, quindi fa caldo. Mentre Zack, perché Zack e Frank vuole assolutamente evocare il suo totem. E Zack gli dà dei suggerimenti. Possiamo iniziare, tanto adesso ci sarà la scenetta, come al solito, no? No, riempi la barra. Attenzione ragazzi, si comincia con riempire la barra. Giù di regia anche bellissimo, peraltro. Oh. Ok. Franco può andare. Axel. Ah, Axel. Non ho visto i livelli. Ho sbagliato, ragazzi. Non ho visto bene i livelli loro. Io un po' mi sono allenato, appunto, con quelle tre amichevoli. Ma potrebbe non bastare, assolutamente. Ok. Ricontro. Falco è molto veloce. Questo lo apprezzo. Benissimo. 66-61 con livelli ci siamo, mi sembra. Ok, possiamo andare in porta. Possiamo assolutamente andare in porta. Potevo evocare il totem? Assolutamente sì. Mi sono dimenticato, assolutamente sì. Proviamo il Dark Tornado, anche se farà meno punti, perché è una nuova mossa che ha Falco, quindi io ci sta che maneggio anche un po' così. Attenzione. E va. E c'è il gol, non me l'aspettavo. Ma non ha usato tecniche il portiere, mi sembra strano. Gol di Falco, che si dimostra un giocatore diversissimo e molto più forte dopo la sua trasformazione. Benissimo. Barra in avanti. Questo alla fine gioca. Dopo il dialogo, che questo bala, ecco qua. Questo celestiale, come si chiamava. Ci sono altri in tribuna di questi celestiali. Take l'illusorio di un punto, ragazzi. Mi piace questa cosa. Senza volerlo, la squadra è veramente ben livellata, ben equilibrata. Ok, spirito guerriero giusto in tempo, visto che si possono attivare. Andiamo con lo spirito guerriero di Axel, così è un po' più equo questo scontro. Ok. Sfondamento. Vedete? Nonostante uno sfondamento dello spirito guerriero, vince lui col volo vulcanico. Che dipende un po' dal fatto di essere uccello, il fatto di essere Magmavia, ci sta. Take l'illusorio. Non va, nonostante il livello Z. Pantano di magma, ma ora non ha più. Ai 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 ai. Ora non ha più PT questo giocatore. Tattica speciale. Attenzione, attenzione, attenzione. Io posso reagire in qualche modo? Sì, un bunker asfissiante. Vediamo.
No, niente. Marce di pinguini. Anche sono altri tipi di uccelli. Più che altro non ho JP carico. Addosso. Ho Goldie che ha molta difesa. Goldie ha molta difesa. E infatti ho messo Goldie e Trina Verdurina centrale difensiva, ragazzi, che sono stupido. Ottimi difensori, veramente. Ok, siamo quasi alla fine della barra. No, non volevo ricalciare, ma ci siamo. Anche qui potevo tirare il totem. Sì, dovevo. Ora sono con lo stesso elemento ed è un V2 questo attacco parkour. Infatti fa 2, 6, 5. Vediamo. Ancora non usa mosse. È ancora gol, quindi. Ancora gol. Doppietta di Falco. Assolutamente inaspettata questa doppietta. Sono molto molto contento. Più che altro non per Falco, non è che ce l'ho con Falco. Inaspettato più che altro perché il portiere non sta facendo nulla. È un po' questo il fatto. Ok, e ci sarà anche la barra che avanza, quindi. Quindi siamo riusciti a fare due gol prima che la barra avanzasse. Ottima come cosa. Ottima. Poi quell'intervento difensivo di Goldie, tanta roba. E loro sono ben livellati, Signore, io il primo gol. Tiè. Ok, intenzione però che forse non lo fa nemmeno perché Franco Foremanno vuole risvegliare il totem che è in lui, vediamo. Eccolo. È un toro. Bufalo, scusate. Un saluto a Diana. Del bufalo. Bravissimo, bravissimo Frank. Provocare bufalo. Ok. Andiamo. Ok. Beh, posso fare lo scarto oppure l'abilità totem, dai. Ah, devo fermarla io. Sto diventando livello 3. Per lui spero. Penso, spero di sì. Ok, bufalo. 527. Ottimo, ottima mezzala diventa ora. Ottimo mediano, anzi, direi. Perfetto. E andiamo. Cosa devo fare? No, non ho indicazioni, quindi devo andare avanti semplicemente. Ok, buon giro palla, ma... Oddio, ma ragazzi, so che dovevo leggerlo prima che c'era scritto sicuro. Adesso ho capito che non c'è fuori, ma rimbalza. Wow, wow. Purtroppo non ho la potenza necessaria per fare la tormenta di fuoco, ma comunque un tiro con lo spirito guerriero di Axel, penso che il suo 206 lo fa. Ok, siamo un po' di più. Cima del vulcano. Questa volta ci sarà la parata. Peccato, non è tanto, Cioè, il 206. E passa. Una sfida fra falchi, praticamente. Ok, Buddy. Fuori c'è Cerise. Perché Cerise con quel 18 di difesa non si può proprio vedere. Tira dalla distanza. Mano insuperabile. Non mi ricordavo l'avesse, ma la facciamo. Posso fare anche un blocco, Dipende da quanto fa di PT. Che non so assolutamente quanto abbia JP. Però 257 non è male. Non è male. Non è male, attenzione. Tiro a catena addirittura. Ai ai ai, ragazzi. Tiro a catena. Il tiro va a 3-6-4. 3-6-4 per fortuna c'è Goldie che fa l'impasto e quindi dovrebbe rallentare il tiro. Però comunque dipende poi da... 2-6-7. Quindi se ha 2-3-1, mi sa che non basta, non basta per JP. Perché non è allenato JP, non ha guanti, non ha niente. Vediamo quanto fa. 2-8-7! JP! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Che roba! Non mi aspettavo un tale punteggio. Ancora palla bala. Sono negato per bene, quindi concentro sul portiere. Aia. Povero JP, ma ti ha appena parato un tiro. Cos'era? Evoca il totem. Non ho ben capito che animale fosse. Ma non è un animale, è un po' una bestia. Parata ardente. Ah, l'ha parato. Ho tutto colpi di scena, cioè. Troppo bene sta andando sta partita, ragazzi. Non so se vi rendete conto. Ah, sei infortunato JP. Io caspita che ho tolto Mark dalla panchina. Porca miseria, perché pensavo arrivasse Terry ora. Però è finito il primo tempo 2-0. Io sono abbastanza tranquillo. Che tirato, iscritto le istruzioni. Non ti scaldare. Sto cercando di segnare.
inutile. Sei fortunato, beh. Va bene, dai, litigate fra voi, noi solo che bene. In realtà. Sono tracce di Riccardo e Terry. In questa postazione ovviamente mancano le luci, cioè le luci della stanza che... È un'idea, fatemi sapere nei commenti cosa pensate. Proprio dell'inquadratura. Per me è un po' più figo così. Allora, è infortunato il portiere, ve lo confermate dalla regia? O non si sa? Non si sa, vabbè. E io ho Terry in panchina, ora non posso metterlo, immagino. Giochiamo, facciamo passare il tempo. No, non è vero. C'è subito la scenetta. Cop the Bucks. Ok. Ah, tra loro proprio sì. Vabbè, quel piccoletto sta facendo tutto quello che pare. Ok, invincibile, yeah. E più mi fa sfiancare Axel così a caso, avete visto? Non è che salto io contro. Fate. No, livello 2. Velocissimo Bala, ragazzi. È velocissimo. Non voglio andare lì contro. Vabbè. Non so quanto tempo perdo facendo così, quindi non ha senso proprio. Lasciatelo andare. Ok. E mi fa costare zero le cose, dato che non ha senso parare. Farà sicuramente gol. Però dai, siamo 2-1. E siamo ancora in vantaggio, nonostante il gol scriptato. Fa entrare Wolfram, io. Wolfram dice la sua. Ok. Gol. Potente, non sforzate più. Peccato, si è spaccato il braccio. Va bene. Rumore? Sono arrivati? Sono arrivati giusto in tempo? Clip, attenzione. Ma che fanno? Volano? Sono convocati, quindi possono entrare. Ma che carini. Si scippano per forza questi due. JP, hai fatto il tuo. Ok, perfetto, nessun problema. Ci siamo. Mi faccio entrare subito. Vai, Terry. Andiamo, il consiglio del saggio qual è? Ah, non si sa, ok. Il vostro potere. Potere totto anche lì siete in voi. Va bene. Ok, due sostituzioni! Ok, mettiamo in squadra. Ok, sì. Faccio subito. Se mi lasci farlo, lo faccio subito. Ok. Terra, posto il GP, questo non ci piove. E forse il posto di Axe, ma Axe può ancora dire la sua. Posto i Buddy, che sicuramente fa poco. E magari metto Wolf al posto di Axe, dai. Ok. Tre sostituzioni. Erano pronte due, ma in realtà sono tre. Ok. Tipico ci sono scenette. Ok, riempi la barra, perfetto. Questo ci va bene. Oh, Franco! Ma che fai? Ho capito che sei. Però non andarmene via così. È veloce, eh. È veloce, è veloce. E quindi io faccio. No, mi sa che ho sbagliato. Perché non volevo fare così. Se no lo do a Arion, assolutamente. Posso darlo a Arion. Che ha il pugno di Pegasus. No, perché Wolfram ha una mossa offensiva come Manina. Ha una mossa offensiva, che Arion non segue. Ha una mossa offensiva come Spirito Guerriero. E non di tiro. Ok, invece Arion ce l'ha di tiro. E possiamo fare il pugno di Pegasus. Arion non ha un gran tiro, però il pugno di Pegasus, raga, fa 7-4-6. Quindi era il massimo della potenzialità che potevo dare. E dovrebbe battere la cima del vulcano. Vediamo. In quel caso 3-1 andrebbe abbastanza a chiuderla. E andiamo a chiuderla. E andiamo a chiuderla. Non è detto, perché i gol scriptati posso fare uno subito e loro sono già a posto. Però siamo al decimo. Cerchiamo di non farci scriptare troppo. Avanzamento, fateci stato il gol. Infatti, vedete, Bala. Meno che anche Terry non. Non è che qualcosa, eh? Può darsi in realtà. Vediamo
perché dopo che il saggio ha detto certe cose. Eccolo. Mammut, bello. Mammut, bellissimo. Un vero totem, cosa vuol dire? Non è che gli altri non sono totem. Bravissimo, Terry. Prova a girarti, in che senso? Ah, Riccardo. Ma quanti totem possiamo invocare? È che si squalificano, vero? Tocca a Riccardo. Ha fatto una seduta di meditazione. Un pavone? Bello, però. D'altro uccello, vuol dire. Ok. Mi mancano pochissimo. Pochissimi che non hanno il totem. Credo, no? Abbiamo una barra. Vai, Ricky. Ricky. Tanto per rimanere tanto uccelli. Ah, abilità totem, anche se non so se andrà. Attacco livello 1. Potenza 20 di 100. Beh, buono. Infatti va. Bellissima. Abbastanza. Tra dei totem. Più marcobaleno. Grazie. Bella questa circonvallazione. Andiamo. E ci sarà Lullo del licantropo. Non ho usato lo spirito morale con lui perché lui è più forte così con la mossa da normale. Vediamo quanto fa. 389 stordito pure, raga. 4-1 e ora è davvero chiusa. Non c'è script che tenga. Ora è davvero chiusa. Che bello, ragazzi. Non siamo neanche troppo livellati. Ho giocato bene. Completato, avanzamento. La prende Jude. Che ha giocato pochissimo finora. Jude e Riccardo insieme, tra l'altro, raga. Cioè. Va bene, vabbè. Possiamo pensare ancora? Va bene per me. Riccardo, se si darti. La squadra di mio figlio si arriva verso l'attacco. Siete una trappola, non lo boccare. Vabbè. Un rumore? No, giochiate alla Dark? No, vabbè. No, raga. Vabbè che anche l'altro criptico non ha bocca. Cioè, dilli, arriva i meteoriti, cioè, nel senso. Schiacciati su tre palloni lì. Vabbè. Bala questa volta. Ma perché invece di mandarli nella vostra difesa non avete mandato nel vostro attacco e voi rimanete in difesa? Che almeno c'è tutti i giocatori di là. Però sarò troppo cattivo io, eh. Ah, un totem pure lui. Buongiorno, eh. Cioè. Buongiornissimo, caro portiere. Mi spiace, ma è già subito 4 gol. Illusi. Ah, per me guarda, lo posso anche non segnare di più. Non ci sono problemi. Non ci sono problemi. Totemizziamoci. Sordimento livello 2. Faccio un tiro goliardico proprio. O se no, aspetta, c'ha lo spirito guerriero di Riccardo. Posso attivarlo col totem? Prima cosa. Ah no, perché c'è il pavone. Peccato. Peccato, allora indietro. Facciamo finta di niente. Facciamo un tiro normalissimo. Un tiro sonoro proprio. Come i vecchi tempi. Per goliardia, per perdere un po' di tempo. 120, raga. Oddio. Parata totem, tranquilla. Non è che troppo, 183. Wolfram. Pallone per Falco, peccato. Ok, vabbè. Ma sono tranquillo, sono tranquillo. Trina, verdurina. Raga. È velocissimo, Bala. E posarti da guardia. Abilità totem. Aumenti di 150 punti. E lui fallimento. Ok, potrei pararla allora.
Andiamo. Quanto fa? 714, tantissimo. 654 con la distanza. Vediamo io. La paro! La para Terry! Allora sì, proprio adesso è chiusa col lucchetto la partita. Ma con 5 minuti non possono fare 3 gol. Neanche scriptati, cioè. Sarebbe un po' esagerato. Su. Allora. Andiamo con lo spirito guerriero qualcuno. Se può utilizzarlo. Col totem. Falco. Ah, già 3 attivazioni attive. Allora. Attivazioni attive, vabbè. No. Ma la fregata. Provaci Riccardinho. Provaci con la chiave di violino. Non ce l'ha fatta. Vabbè, pazienza. Viene un episodio XXL oggi, ma ci siamo divertiti. Nuova postazione. Vabbè, è una provvisoria, ripeto. Però intanto, per provare. Chut, niente. Ma sta finendo il tempo, ragazzi. Detective e Zippy in coppia, come sempre. Ne sono proprio bellisti oggi, però. Giusto in tempo per la fine. Logica vincente in due. Concluderanno la partita. Beh, carina questa scena di coppia per chiudere la partita. 4-1, dominata. Però ben giocata, secondo me. Ben giocata. Ben giocata. C'è il loro modulo, il Magma Eleven. Qui e tutti i livelli che aumentano. Benissimo. Direi che ci possono trovare anche il prossimo episodio. Sembra proprio una scena pericolare. La partita finisce qui. Inizia il terzo turno. Da qui riprenderemo per il prossimo episodio, ragazzi. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Mi raccomando, un bel mi piace. Iscrivetevi, commentate. Un saluto a tutti. La posso ancora 09. Ho detto ancora 09. Oddio, che cosa nostalgico ho appena detto, ragazzi. Una volta. Vabbè, chi l'ha visto fino in fondo lo sa. Ciao, ciao.